Siamo felicissimi e siamo contenti dei risultati che ha raccolto Sterrare Umano nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli. È ovvio che questo contest e questa manifestazione devono continuare e devono continuare a crescere come è stato col trend che abbiamo avuto, che sono passati i visitatori da 1.500 a 2.000. Adesso invece con il Murandini puntiamo a ormai un'esperienza storica, siamo alla 38esima edizione. Noi parliamo di un torneo di calcio dove tra le altre squadre, tra Pescara, Ternana e Regina, avremo anche la possibilità di ospitare i campioni d'Italia del Napoli del settore giovanile. In un contesto storico come quello di Penne, tra i borghi più belli d'Italia, e che quindi devono essere valorizzati. È stata un'edizione che ci ha soddisfatto pienamente, nonostante il meteo non sia stato favorevole. Abbiamo tutt'oggi feedback molto positivi da atleti internazionali che hanno vissuto standard molto alti a livello di accoglienza e di organizzazione. Siamo già in procinto per preparare il nuovo evento per l'anno prossimo, lo Sterrare Umano Trophy 2024. Nel frattempo siamo a ridosso di un altro evento importante che vedrà sempre la regione Abruzzo al centro del nostro progetto, che sarà l'Abruzzo Off-Road Vintage. È un evento dedicato alle enduro anni 80-90, quindi delle moto con qualche anno in più. Abbiamo scelto la cornice di Bolognano come comune di come centro di tutto l'evento, e ringrazio appunto il sindaco di Bolognano per l'accoglienza che ci sta pronosticando. E dal punto di vista organizzativo abbiamo preparato questo evento, che sarà un weekend appunto dedicato alle moto degli anni 80 e 90. Si tratta di una 38esima edizione ancora più ricca di contenuti, dove riproponiamo i contenuti della passata edizione, quindi con la presenza di un quadrangolare professionistico. Ospitiamo i maggiori settori giovanili abruzzesi, abbiamo una parte convegnistica, oltre che parleremo di temi di attualità come quello del calcio femminile. I nostri principali obiettivi sono quello di dare valore aggiunto al territorio in termini di presenza, tant'è che insieme ad importanti partner abbiamo predisposto appunto dei pacchetti turistici ad hoc per la valorizzazione delle bellezze che contraddistinguono la nostra Penne.